Grazie mille, saluto e ringrazio molto per l'invito Biagio Longo e Franco D'Alfonso. Mi sembra una bellissima occasione per riflettere con tutta una serie di amici che vedo anche in video e poi con Giuliano che ci siamo visti stamattina e ci rivediamo stasera. No, riprendo una cosa che diceva Giuliano, giuro che stamattina non ci siamo messi d'accordo, però sono molto d'accordo con lui. Io trovo un po' ozioso il dibattito, se si è vinto al centro, si sarebbe vinto di più a sinistra. Quando si vincono le elezioni in un sistema maggioritario, le si vincono perché si prende un voto in più degli altri. E per prendere un voto in più degli altri devi convincere un po' al centro, un po' a sinistra, un po' i repubblicani, un po' quelli che la volta precedente non erano andati a votare. E questo ha fatto Biden. E credo che la lezione che ci viene sia una lezione duplice. Primo, la figura del leader. Sicuramente noi, poi a un'elezione così importante come quella del Presidente degli Stati Uniti, il leader conta, ma Biden è un leader non leader. È un leader quindi capace di unire. E questa cosa, secondo me, noi dobbiamo averla molto chiara perché. E lo dico anche con una certa autocritica, in alcuni casi abbiamo pensato che ci fosse un potere salvifico e unico del leader, mentre invece in altri casi, proprio per battere i populisti, c'è bisogno di qualcuno che riesca a mettere insieme tanti, senza che questi tanti siano un'accozzaglia o siano un'alleanza di comodo. Fatta per affrontare la contingenza del momento, ma con un senso di direzione. Questo ha fatto Biden e poi si è scelto una vice, come diceva Giuliano, che insomma ha compensato alcune sue mancanze. Kamala Harris ha sicuramente dato dinamismo e anche stata alla campagna elettorale è anche stata in grado di tirare un po' di schiaffi quando Biden non poteva o non voleva perché si era scelto un altro ruolo e quindi questa capacità del leader di scegliersi le persone intorno a lui anche per completare dei propri limiti, secondo me è stata una cosa sulla quale dobbiamo riflettere, dobbiamo imparare. La seconda cosa sulla quale riflettere e imparare è appunto questa capacità di fare sintesi rispetto a tematiche nuove. Ascoltavo prima Lorenzo Fioramonti, sicuramente c'è la questione climatica, secondo me c'è anche molto la questione salute. Biden vince perché conquista il 94% dei voti a Detroit, come ci ricordava Alexandria Ocasio-Cortez, perché prende quasi tutti i voti dei Latinos che aveva preso la volta precedente Hillary Clinton, perché convince molte più donne rispetto alla volta precedente e perché Trump nel frattempo è diventato molto inviso alle donne, ma Biden vince anche perché convince più uomini bianchi di una certa età di quelli che Hillary Clinton era riuscita a convincere. E io questa cosa non la leggo tanto nella interpretazione che alcuni danno, cioè che gli uomini bianchi si fidano più di un uomo bianco della loro età che di una donna, ma anche perché Trump è un uomo bianco della stessa età più o meno di Biden, ma io credo che Biden abbia convinto uomini bianchi di mezza età in su perché ha parlato di salute. E lo dico perché la salute nelle elezioni americane non è mai stato il primo tema, non è mai stato il secondo tema, non è mai stato un tema centrale. I democratici, che pure hanno fatto delle battaglie importantissime e fondamentali in questi anni sul tema salute hanno perso dei voti, non li hanno mai guadagnati. Questa volta Biden è stato in grado, facendo una scelta giusta o sbagliata, cioè giusta perché alla fine si è rivelata giusta, ma durante la campagna elettorale in tanti guardavamo e dicevamo, però forse ha ragione Trump a puntare tutto sull'economia, invece Biden ha puntato tutto sulla salute e sulla salute ha vinto, cambiando l'agenda. Forse anche merito delle campagne fatte da Sanders, dall'ala più radicale di questi anni, del mix tra quelle campagne, quella credibilità, la credibilità che si era costruito Obama e la pandemia, ma questa scelta ha cambiato le priorità. E io questo credo che, insomma, su questo dovremmo soffermarci un po', perché si unisce guardando a un obiettivo, guardando le cose in una prospettiva diversa. Il terzo punto, prendendo un po' anche spunto da quello che diceva Julian Spazia all'inizio, io capisco che in questa vittoria ci siano tanti elementi, come
così, che non è che ci fanno guardare con speranza al futuro, però su una cosa dobbiamo guardare con speranza al futuro, cioè si è vinto, ha vinto un democratico, ha vinto un buono, ha vinto uno che sta con l'Occidente. E questo lo dico perché, insomma, possiamo discutere a lungo della politica estera di Trump, compararla con quella di Obama, immaginare quella che sarà la politica estera di Biden, ma c'è un punto chiarissimo della politica estera di Trump, e cioè, come diceva Marco Ghetti nell'introduzione, che Trump ha fatto del male all'asse transatlantico, cioè ai rapporti tra Stati Uniti e Europa. Ha attivamente incoraggiato la Brexit, lo diceva prima Giuliano Pisapia, ci ha definito dei nemici strategici. Noi dice: chi sono i nostri nemici? Gli Stati europei, poi c'è la Russia, poi c'è la Cina. No, veramente non ha mai funzionato così. E diciamo il campo democratico occidentale è stato fortemente indebolito da questa posizione. Che oggi non ci sia più Trump alla Casa Bianca ci dice insomma che noi possiamo ricostruire una nostra una identità. E qui chiudo su questo punto, ne ho parlato in questi giorni con Franco D'Alfonso, citerò la corda in casa dell'impiccato, comunque citerò insomma un personaggio scomodo per la sinistra, però secondo me l'ha citato, Henry Kissinger. Non so chi di voi ha letto l'intervista a Repubblica l'altro giorno, io l'ho trovata molto lucida per un punto. Kissinger ci ricorda che non basterà Biden a superare i problemi strutturali che si sono andati accumulando negli ultimi anni nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. E questi problemi hanno sostanzialmente un titolo che è l'autonomia strategica europea. L'Europa deve capire che deve giocare un ruolo diverso dal punto di vista geopolitico. La nuova commissione, di Ursula von der Leyen si era data a questo obiettivo. Non so quanto gli stati membri siano consapevoli di che cosa vuol dire giocare un gioco geopolitico, uniti, utilizzando tutte le leve della politica estera, dalla politica di cooperazione allo strumento militare, con un obiettivo comune che vada al di là degli obiettivi degli stati nazionali. Questa è la posta in gioco e non basterà Biden a farci superare le nostre contraddizioni. Su questo dobbiamo essere molto consapevoli, perché sono vari presidenti americani che ci danno due messaggi. Uno, pagatevi da soli le spese militari, perché gli Stati Uniti non possono più pagare la sicurezza dell'Europa attraverso la NATO. Trump lo ha fatto in modo devastante, facendo dei casini incredibili con la Turchia, eccetera, però il messaggio è chiaro. Due, gli Stati Uniti saranno sempre di più impegnati in uno scontro strategico con la Cina, lo aveva detto Obama prima della prima elezione, e questo è un punto che noi non possiamo ignorare. Quindi torniamo a parlare con gli Stati Uniti, però facciamolo da grandi, da adulti, avendo chiaro qual è la posta in gioco e quindi capendo che le vicende del Mediterraneo le dobbiamo decidere noi europei, diciamo, il posizionamento europeo nel Mediterraneo lo decideremo noi con più autonomia e quindi più responsabilità, che la Cina è una sfida strategica per gli Stati Uniti e anche per noi e di questo dobbiamo discutere a fondo e che sulla Russia bisogna fare un ragionamento approfondito. Se volete, insomma, si può fare, ma credo, insomma, questo vada al di là, però dobbiamo farlo rendendoci conto di qual è la situazione, perché non basterà Biden a farci diventare adulti. Grazie, grazie.